pomeriggio siamo con Massimo Abate, co-amministratore delegato di Easy Consulting, che ci spiegherà qual è la mission aziendale di Easy Consulting e soprattutto quali sono le attività a supporto di questa manifestazione qui a Trapani. Ciao a tutti, piacere mio. Easy Consulting, che dire, è un'azienda che va un po' fuori dagli schemi, un'azienda che è nata qualche annetto fa, è una bella idea, l'idea è quella di offrire ai clienti la possibilità di fare business in modo assolutamente fuori dalla norma. Quindi unconventional. Unconventional, esatto. E questa è una delle occasioni in cui noi per i nostri clienti organizziamo qualcosa che sia veramente unconventional, come si suol dire. Questo è un B2B, è un business club, siamo a bordo di un caicco di 31 metri che abbiamo messo a disposizione dei nostri clienti top, quindi tutte aziende che fatturano dai 10 milioni di euro in su. Messi insieme diciamo che superiamo abbondantemente i 10 miliardi di euro di fatturato. Quindi domani qui a bordo cercate di, insomma, non divulgare troppo la notizia perché abbiamo poca security. E partner della manifestazione, sponsor della manifestazione è Impresa Semplice, quindi Telecom Italia, anche se il claim che mi piace dire relativamente a Easy Consulting è proprio Impresa Semplice, perché è con loro che collaboriamo. Perché Impresa Semplice di Telecom Italia ha sposato questo progetto e la vostra idea soprattutto? Impresa Semplice è, diciamo, una divisione unconventional di Telecom Italia, quindi una divisione aziendale rivolta al business, di nuovo rivolta al business, che guarda il mercato degli imprenditori piccoli, medi e grandi da un altro punto di vista. L'idea è quella di rendergli semplice la vita, immediato il business. Noi siamo loro partner, lavoriamo con loro da diverso tempo, con ottimi risultati, e diciamo che insieme stiamo seguendo un percorso da qualche annetto che ci auguriamo, così come i risultati ce lo fanno credere, che andremo avanti ancora per un bel po'. Loro hanno creduto in noi, insieme a noi abbiamo anche Enel, che sta cominciando a guardare questo sport e soprattutto la nostra manifestazione. Oggi con un dealer locale ci auguriamo che arriverà in futuro anche Enel, diciamo, come direzione generale. Dopo la vela, dove vorreste esportare questo modello di B2B di marketing sportivo? Ma noi stiamo guardando con grande interesse tutti gli eventi in cui di fatto si riesce a unire il business e il divertimento. Stiamo parlando di eventi assolutamente sportivi piuttosto che eventi formativi di un certo tipo. Oh, il mio socio, l'altro co-amministratore delegato, Alessandro. Ciao, Matarozzo. Ciao, Alessandro Matarozzo. Ciao. Stavo raccontando un po' la nostra manifestazione. Sì. E quindi l'idea è quella di inseguire eventi che ci facciano divertire, che soprattutto facciano divertire i nostri ospiti creando spettacolo. Quindi un mare di opportunità è assolutamente all'alba, ma probabilmente se ne sentirà parlare parecchio in giro. Insomma. Perché avete scelto però nello specifico proprio la vena e soprattutto perché avete scelto una esperienza? Allora, cioè, come ti dico... avevamo il titolo, in un mare di opportunità dobbiamo farlo per forza in alto. Esatto, siamo partiti dal titolo questo giro. Abbiamo incontrato Nice grazie ad un amico comune, è un team italiano, e quindi la scelta è stata praticamente obbligata. In più abbiamo trovato in loro grande supporto, questa mattina hanno partecipato anche ai nostri lavori aziendali, quindi c'è un ottimo spirito di squadra. Quindi c'è anche una sessione a terra? Assolutamente sì. A livello di meeting. Esatto. Tutto il team ha partecipato in forza, li abbiamo incitati per la giornata di oggi e diciamo che insieme con loro stiamo provando a fare qualcosa di extreme. Ieri mi sono sentito con il dottor Chirichigno, che è responsabile della comunicazione di Impresa Semplice, e abbiamo studiato un claim insieme che è venuto fuori da una chiacchierata. Ci siamo detti Easy Consulting e Impresa Semplice insieme per rendere easy un evento extreme. Quindi l'obiettivo è esattamente questo, quindi quello di utilizzare la metafora come metafora, uno sport estremo, come è estrema l'impresa e il business, con quello che invece possono essere le opportunità che arrivano laddove c'è qualcosa di estremo, quindi per chi riesce a distinguersi certamente fa la differenza.